pediatrico voluto dal Rotary oggi alla Casa del Sorriso di Nocera Inferiore. Ecco, presso lo studio De Santis un insieme di bambini, di adulti, tutti intenti alla prevenzione. Una delle domeniche della salute, delle più accorsate dobbiamo dire, in quanto la popolazione è minorile e ovviamente ci sono i genitori, le mamme ad accompagnare i propri figlioletti a sottoporsi a delle visite specialistiche nell'ottica della prevenzione. Un messaggio forte, quello che chiaramente il Rotary lancia sempre, indirizzato alla solidarietà. Per questa mattina ci sarà accanto al pediatra, ci sarà anche l'oculista che effettuerà dei controlli visivi e ci sarà naturalmente il dentista. Insomma, ci sono varie figure professionali che costituiscono un check-up gratuito per la prevenzione pediatrica. Il dottore Antonio Stefanelli, il pediatra che questa mattina nelle Domeniche della Salute sta visitando tanti bambini. Dottore, è un successo questa iniziativa? Penso proprio di sì, perché al di là di quello che è l'ottimo lavoro che svolgono sicuramente i pediatri di base, che è una grossa opportunità, che grazie a Dio in Italia è una delle poche nazioni che offre questo servizio già come pediatria di base, fare questi screening al di fuori anche di quella che è la normale visita periodica che fa il pediatra di base, serve eventualmente proprio per incentivare, per dare un ulteriore aiuto, se possibile, anche agli altri colleghi, che purtroppo sono oberati, perché la pediatria di base in tutto il territorio nazionale è oberata di lavoro, perché la pediatria è impegnativa, è un lavoro lungo nel tempo, è un follow up intenso, specialmente nel primo anno di vita. Quindi fare questi controlli periodici serve anche a individuare meglio le patologie, a fare prevenzione, a incentivare le vaccinazioni, che in Italia purtroppo negli ultimi tempi stanno un po' calando come frequenza e come proprio numero di somministrazioni, anche su quelle consigliate. Per cui questa iniziativa di oggi serve non solo a dare una mano a persone che ne hanno bisogno, ma secondo me serve anche incentivare meglio il lavoro dei colleghi che già lavorano benissimo e proficuamente sul territorio. Degli strumenti qui ovviamente ferri del mestiere, in questo caso invece abbiamo? Allora, l'oxologia è la parte predominante della pediatria. Che significa? Cioè, significa fare nel primo anno di vita quelle che sono le statistiche di crescita, quindi cranio, altezza, peso, per studiare i cosiddetti percentili, cioè studiare nella media di crescita del bambino e valutare al momento opportuno se c'è un ritardo o un aumento. Quindi questo vale sia per i bambini obesi, i futuri obesi, prevenzione, sia per i bambini che eventualmente hanno un ritardo di peso, e quindi valutare, si chiama profilo oxologico, che già è previsto, grazie a Dio, nel nostro sistema sanitario, con un libretto ad hoc che noi forniamo alle mamme al momento della nascita. Come può vedere, questo qui è un craniometro, serve per misurare la circonferenza cranica, che è importante per rilevare proprio tutte le patologie di crescita cerebrale e non, altimetro, e la normale bilancia. In alcuni bambini poi abbiamo anche, più che bambini, adolescenti, ci sono altri tipi di studi particolarmente sulla alterazione del piede, della statica, possibilmente circonferenza addominale per la valutazione dell'obesità, screening audiologici che facciamo da 6-12 mesi con dei particolari apparecci, sistema di Boel, fondi oculari addirittura per la prevenzione di cataratte congenite e altre malformazioni dell'occhio. Cioè, diciamo che in pediatria Non ci manca quasi niente. Il dottore D'Antonio oggi alle Domeniche della Salute Rotariane, c'è una grossissima fetta di minori che si sta sottoponendo ai suoi controlli, una popolazione anche immigrata, anche straniera. Tutta immigrata e tutti stranieri, però sono tutti bambini educatissimi, bravi, e fortunatamente non abbiamo riscontrato fino a questo momento nessuna patologia degna di note, se non i banali problemi catarrali della stagione. Certamente queste giornate sono importanti per essere vicino a queste persone che sono qui per lavoro e per avere il loro domani. Quindi noi siamo vicini come
rotariani ai bambini per stimolare la loro crescita e soprattutto essere prevenire quello che è possibile prevenire. Il dottore Francesco Pellegrino, oculista, anche lui stamattina qui in camice bianco a 360 gradi per la prevenzione alla fascia dei minori. Fino a questo momento ci sono molte richieste di bambini italiani o stranieri? Francamente penso che siano tutti quanti stranieri, non ho domandato, non ho indagato, comunque tutti biondi con gli occhi chiari, immagino che siano tutti quanti stranieri. Bambini bellissimi, devo dire. Sì, effettivamente notiamo dai caratteri somatici, ecco, questa differenza con i nostri colori mediterranei. Sì, indubbiamente, sì sì. Senta, non c'è quindi resistenza e perplessità da parte delle mamme a sottoporre i propri figli? No, anzi devo dire che collaborano bene. Qualche bambino si impaurisce, piange, ma questa è una cosa del tutto normale, insomma, succede sempre, è chiaro, anche perché poi vedono lo studio, hanno esperienze magari di problemi dentari o otorini, perché quelli che fanno spaventare sono per lo più gli otorini, onestamente. Insomma, qualcuno ha qualche, insomma, resistenza, ma si fanno visitare. Dottore, qual è la patologia che lei sta riscontrando maggiormente, soprattutto in questi bambini stranieri, dal punto di vista oculistico? Strabismo, non so. Allora, la patologia è la stessa dei bambini nostri, non c'è nessuna differenza. Quello che va controllato sono le diottrie, perché purtroppo il pericolo vero è l'occhio pigro. Perché l'occhio pigro va curato quando sono molto piccoli e quindi fatta un'accurata misurazione delle diottrie e se c'è una differenza fra un occhio e l'altro, questo può stimolare la comparsa dell'occhio pigro, che va risolta in questi anni, altrimenti non si risolve più. Quindi perciò è bene controllare, ma questo vale non per questi bambini qua, per tutti i bambini. È chiaro. Abbiamo qui invece l'odontoiatra, la dottoressa Carmen Trapanese, che questa mattina si sottopone anche lei come medico al controllo preventivo del cavo orale di tanti bambini per problemi di carie, problemi naturalmente di macchinette, ecco, o comunemente detta, cioè nel momento della crescita e della caduta dei denti da latte naturalmente ci possono essere delle anomalie e quindi si corre dal dentista, dall'odontoiatra per cercare di controllare se la dentatura permanente che si svilupperà sarà dritta, storta e se bisognerà invece intervenire con i correttivi ortodontici proprio del caso. Vengono volentieri qui a Giocasa del Sorriso, un modo per far sì che una certa resistenza, c'è una certa paura soprattutto, invece in questo modo riescono a distrarsi stando con i propri, come già pervenuto nei giorni scorsi attraverso il numero verde, davvero massiccio. Presidente Paolo Attianese, un'iniziativa che va ancora una volta nel segno della solidarietà a 360 gradi e che spazia anche soprattutto in un discorso interculturale che la famiglia rotariana porta avanti. Questa prima domenica della salute, oggi qui allo studio del dottore De Santis, Casa del Sorriso, vede tanta gente. Una gioia, un'iniziativa riuscita? Penso di sì, io devo innanzitutto ringraziare il dottore De Santis che ci ospita e Desilio Trapanese che è responsabile di questa commissione, come gli altri anni, praticamente anche quest'anno abbiamo organizzato queste domeniche della salute, fortemente volute sia da Raffaele De Santis sia dal
del Silvio Trapanese, ma anche dal club, e soprattutto rivolta a bambini più disagiati, bambini che non hanno la possibilità magari di avere delle visite specialistiche e soprattutto persone extracomunitarie. Anche questa iniziativa va per l'integrazione, perché il Rotary, come abbiamo detto anche in altre iniziative, risponde con la cultura ma non con la violenza, gli attacchi di persone che non sono proprio consone a quelli che sono i criteri di una società civile. Nel consiglio direttivo rotariano una presenza di peso dell'agro nocerino sarnese sotto il profilo storico, archeologico, culturale, il professore Antonio Pegoraro. Stavolta invece parliamo di sanità, di salute. E certo, bisogna stare bene in salute per apprezzare bene l'arte, altrimenti non si può girare, non si può vedere, non si ha la pazienza di soffermarsi sulle cose belle. Bene, il Rotary cerca di portare avanti delle iniziative che possono essere drizzate a migliorare la qualità civica. Un suo commento così alla luce anche dei recenti episodi che investono l'agro nocerino sarnese, questa cultura a Nocera dove sta andando? Beh, la cultura sembra apparentemente disorientata, ma in genere ha ben presenti gli obiettivi e sa anche che vanno perseguiti con grande calma e con molta determinazione. Quindi il tempo d'altra parte lavora per la cultura invece di andare contro, perché appunto è necessario che si viva bene per poter apprezzare le cose belle che esistono intorno a noi. E naturalmente noi però non faremo soltanto le domeniche della salute, ma anche quelle della cultura che devono partire. Quindi ci saranno degli itinerari culturali per cui appunto uno si riappropria in tutti i termini del proprio territorio. Con il past president del Rotary Club Nocera Pudmontem facciamo il punto della situazione di queste Domeniche della Salute, già che è lui l'organizzatore, il creatore di queste Domeniche Sanitarie, nell'ottica della prevenzione a tutto campo alla popolazione non solo nostrana ma soprattutto immigrata. Dottor Raffaele De Santis, dalla Casa del Sorriso, dal suo centro medico qui alla piazza di Nocera, per dare uno sguardo all'ambiente. Una magnifica domenica questa della salute, anche per prevenire in occasione del Natale. Certo, oramai l'idea e la necessità sempre più impellente di richieste sanitarie da parte di persone che non sono abbienti e sono buona parte immigrati, molti anche clandestini, è diventata oramai una realtà a Nocera Inferiore. Questi quattro incontri consentono una fetta della popolazione, di abitanti del nostro terreno, del nostro territorio, di poter avere una prestazione gratuita nel miglior modo possibile. Oggi mi corre l'obbligo di ringraziare i quattro colleghi che sono con noi presenti, e cioè Gianfranco D'Antonio, che è l'otorino, Francesco Pellegrino, l'oculista, Carmen Trapanese, che è l'odontoiatra, il dottore Antonio Stefanelli, che già abbiamo avuto modo un attimino di intervistare prima alle prese con i ferri del mestiere. Infatti lui è la nostra colonna portante, oramai è il pediatra che organizza e coordina gli altri tre colleghi che fanno queste visite specialistiche. Mi fa piacere dire una cosa, che questo progetto nato nella nostra città è stato adottato in tutto il distretto. Praticamente l'idea di dare questa prestazione gratuita agli immigrati, soprattutto ai clandestini in caso di necessità, è piaciuta molto, è stata molto ben accettata dai colleghi rotariani e non rotariani, medici e non medici, e hanno organizzato anche nel loro club con questo stile questo tipo di visite. La prossima Domenica della Salute sarà dopo il periodo natalizio. Certamente, abbiamo tre ancora sedute che sono rispettivamente nello studio della Porta, nello studio Roas, dove lì sarà addirittura l'unità mobile al centro di Pagani, e la terza ovviamente come sempre nello studio medico ricerche diagnostiche sul Palazzo delle Poste.
cioè il centro San Matteo. Il centro San Matteo. Ecco, gli appuntamenti riguarderanno la prevenzione senologica, la prostata. La prostata e poi ci sarà tutta quella che è la patologia della terza età e della medicina del lavoro, che verrà vista in questa unità mobile messa a Piazza Sant'Alfonso.